Adesso procediamo, consiglio, prima convocazione, dobbiamo rifare l'appello. Belisario, Menatti, Caccamo, Carrore, Carlos. Giuliano? Sì, presente. Pugliotta? Presente. Landaga? Presente. Lanza? Lanotte? Lelli? Lenci? Rossi? Padrona? Poli? Padrona? Poli? Peritano? Presente. Tremicine? Tugino? Presente. Villa? Mitrotti?22 consiglieri presenti, possiamo aprire consiglio a prima convocazione. Per quanto riguarda i sudatori, confermo i sudatori della consiglieri anche con l'attacca della macchina. Allora, primo punto. Presidente, posso sull'ordine del giorno? Sull'ordine del giorno posso? La richiesta del consigliere e poi insieme decidiamo. Come diciamo i primi quattro presentazioni di bilancio, c'è anche Mario, Teresa Vicentino, presenti anche l'assessore, direi procedere a questi due punti per presentazione di bilancio. Poi quando passiamo agli altri atti, facciamo deciso d'aula se questa richiesta del consigliere Tutino va bene o no. Va benissimo, Presidente, posso solo chiedere se possiamo decidere ora, perché questo mi consente di organizzarmi lavorativamente, perché fa parte anche del La richiesta del consigliere Tutino è quella di anticipare la discussione dell'ultimo punto, la discussione anche primo, dopo due tempi di verificazione di bilancio. Io, per favore, e metto in votazione il consiglio se così discutere quell'atto dopo le due delibere di redazione del bilancio. Il consiglio è d'accordo? Chi è favorevole? C'è? Chi è contrario? Chi si astiene?
La richiesta è sì. Presidente, allora, posso solo sul regolamento, piccolissima cosa, davvero, sul regolamento, una precisazione, non perciò qualche regolamento, questo è per precisare, prego, continua tutti noi. 30 secondi, non era un fatto personale, ma abbiamo già deciso su questo. Previsione 2015-2017. Chi è che presenta l'assessore? Grazie Presidente. Allora, qui ci sono due richieste di variazione di bilancio, una per l'annualità 2015, una per l'annualità 2016, che abbiamo già. Assessore, un attimo solo, per cortesia. Io credo, capogruppo del Partito Democratico, capogruppo del Partito, l'assessore sta parlando, prego assessore. Stavo dicendo, si tratta di due variazioni, una riguarda l'annualità 2015, una l'annualità 2016, l'abbiamo già viste in commissione. Per quanto riguarda la prima, e cioè lo spostamento di 35.000 euro dai soggiorni anziani ai contributi, quindi insomma il motivo è questo. Per quanto riguarda i soggiorni anziani siamo coperti fino alla fine dell'anno, la programmazione è già stata fatta e ci sono gli ultimi residui che ci permettono tranquillamente di chiudere l'anno con tutte le attività già programmate. Ovviamente in questa fase, come sappiamo, abbiamo una difficoltà per quanto riguarda l'erogazione dei contributi su questo municipio di cui abbiamo già parlato e che abbiamo già affrontato, e quindi visto che si è creata questa, cioè questa somma che in realtà sui soggiorni anziani non serve più, la vorremmo spostare sui contributi per coprire questa esigenza. Per quanto riguarda l'annualità 2016, in realtà è una variazione proprio molto tecnica, anche perché, come ci diceva la dottoressa Guglielmino, dall'anno prossimo questi centri di costo saranno gli stessi. Si tratta sempre dello stesso centro di costo verde pubblico, è solo un piccolo spostamento dai beni ai servizi. Ci diceva che l'anno prossimo sarà lo stesso esatto centro, quindi questo è uno spostamento molto, molto tecnico. In commissione l'abbiamo vista, l'abbiamo approfondita, non so se ci sono altre. Allora, ci sono dei fondi che ad oggi sono sul centro di costo soggiorni anziani, che però, come ho già detto, quindi forse non sono stata abbastanza chiara, i soggiorni anziani sono già coperti per tutto il 2015, la programmazione va avanti, siamo andati avanti con un po' di residui e quindi arriviamo al 31 dicembre senza problemi. I fondi che avanzano li spostiamo sui contributi, perché noi abbiamo una, e il centro di costo varia in questo caso perché diventa interventi anziani, e li spostiamo sui contributi perché sui giorni anziani siamo coperti. L'unica voce su cui abbiamo difficoltà per quanto riguarda il sociale è proprio quello dei contributi, e quindi abbiamo proposto questa variazione in commissione passata. Grazie assessore, apriamo la discussione. Allora, scusate per cortesia. Consigliere, a carattere del gruppo, consigliere Pugliotta. Allora, apriamo la discussione. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Rattacapè. Grazie Presidente,
proposta è passata in commissione bilancio, la dobbiamo analizzare, quindi noi siamo favorevoli a questo che è fondamentalmente poco più che un accorgimento tecnico per utilizzare dei fondi da dove non serviranno quest'anno e quindi andrebbero riutilizzati a dove invece sono necessari e urgenti, ricordiamoci, per l'assistenza agli anziani in difficoltà. Cioè, parliamo di uno spostamento che è da dove sarebbero riutilizzati a dove invece mancano dei fondi, e parliamo di un totale di circa 30.000 euro per questa variazione. Quindi siamo favorevoli. Grazie. Atto e dichiarazione di voto. Consigliere Scandale del Partito Democratico. Sì, grazie Presidente. Io ringrazio l'assessore e i presidenti delle commissioni che hanno fatto questo lavoro. Poi 35.000 euro è uno che fuma, che sorti niente. Però ieri in una commissione controllo e garanzia abbiamo avuto come ospite bravissimo il dirigente dei lavori pubblici e ci ha fatto notare che alcuni fondi rischiamo di mandarli in economia. Io vorrei pregare veramente all'assessore di chiedergli di che fondi parliamo, perché sinceramente pensare che nel nostro territorio abbiamo un sacco di buche, catitoie, visto che andiamo verso il periodo delle piogge, no? E sarebbe cosa coraggiosa di non perdere neanche un euro su questo argomento. Però come ripeto, la consigliera Lancia ha così chiesto umilmente un po' le coordinate di questi fondi. Ecco, per questa volta il Partito Democratico voterà, tutto democratico voterà favorevolmente, però sarebbe cosa come giusta che anche per quei consiglieri che non fanno parte della commissione avere più tempo di guardare questi documenti. Grazie. Perciò il Partito Democratico darà favorevolmente. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Allora, date? Chi deve votare? Allora. Chi è favorevole? Facciamo la controprova, chi è contrario? Chi si astiene? Immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Approvata l'immediata eseguibilità. Passiamo all'altra delibera delle quadre di bilancio, variazione al piano esecutivo di gestione a modalità 2015. Prego, assessore. Bilancio. Sì, si tratta esattamente della stessa variazione, solo che va riportata anche al piano esecutivo di gestione, abbiamo già votato, grazie. Cioè, ci sono richieste di interventi? No. Passiamo a dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? No. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Thank you.
Allora, chi è contrario? Per favore, consigliere Giuliano. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Per favore. Sì, ma c'è pure, va bene. Scusate, per cortesia. Per cortesia. Semplici voti. Semplici. Favore, mette in votazione l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvata l'immediata eseguibilità. Passiamo al punto numero 3, l'ordine del giorno, proposta di deliberazione per espressione parere sulla proposta numero 112 a firma dei consiglieri Azzuni, Peciola, Imma Battaglia, Proietti, Cesaretti. Modifiche all'articolo 54,1 e 2 del regolamento del Consiglio Comunale. Prego la Presidente della Commissione di presentare l'atto. Sì, Presidente, consiglieri, questa è una proposta di modifica del regolamento per l'articolo 54, proposte di iniziativa popolare o delle consulte o degli osservatori, che si limita ad inserire nel comma 1 e nel comma 2 gli osservatori come attori, come proponenti di delibere al Consiglio Comunale. In commissione, a parte che non so neanche se c'ha più un senso esprimere un parere in questo momento, visto che il Consiglio Comunale non c'è più, in ogni caso la commissione speciale regolamento ha espresso parere negativo, cioè favorevole al parere contrario, in quanto ci sembrava che gli osservatori non fossero proprio gli attori deputati a proporre proposte di delibera al Consiglio Comunale. Grazie. Grazie consigliera Lancia. Apriamo la discussione. Consigliera Lozzi, prego. Sì, effettivamente mettere gli osservatori come proponenti di atti di iniziativa popolare è un po' diciamo ridicolo, perché l'osservatorio dovrebbe in teoria osservare, valutare, fare delle relazioni e poi inviarle alle commissioni capitoline competenti, che valutano meno se dalle osservazioni si possano tirare fuori degli atti. Cosa diversa sono le consulte, cosa diversa sono i cittadini o l'associazione dei cittadini, quindi inserire gli osservatori come titolati a proporre atti di iniziativa popolare mi sembra una forzatura anche poco comprensibile. Grazie. Grazie consigliere Lozzi. Consigliere Matronno, prego. Per Forza Italia credo che non sia necessario il voto, perché ormai le proposte degli ex consiglieri non sappiamo dove portarle, perché non c'è più consiglio comunale, non c'è giunta comunale, non c'è più il sindaco, pertanto che proposta è? Pertanto non mi sembra una cosa proprio, non è attuabile. C'è il commissario, allora bisogna fare la proposta del commissario, ma siccome il commissario non l'ha fatta la proposta, pertanto per noi non crediamo proprio che sia necessario il voto oggi. Poi perciò... Grazie. Altre dichiarazioni, altri interventi? Consigliere Cofano, prego. Grazie Presidente. No, un primo aspetto, quello comunque diciamo dal punto di vista del contenuto della delibera, perché si procinta comunque
in realtà un obiettivo, che è quello di dare un aspetto tecnico quando vengono emesse le delibere, per cui per evitare che comunque si incorra durante i lavori, ovviamente non è più il caso di questa consigliatura, però in pareri negativi di dipartimenti in sede di proposta di deliberazione, in realtà l'ipotesi di istituire degli osservatori dove comunque vengono valutati e attenzionati tutti gli aspetti tecnici della delibera in oggetto è un aspetto positivo, e penso che questa possa valorizzare il lavoro e il contenuto delle delibere. E per questo io riconosco e apprezzo comunque l'iniziativa lodevole della delibera, ed è il motivo per quale voterò favorevolmente, per cui contrario al parere negativo. Per ciò che attiene l'aspetto invece più meramente amministrativo della situazione attuale, è chiaro che come municipi, per tutti i pareri che sono stati protocollati e avviati precedentemente alla data della caduta dell'Assemblea Capitolina, noi comunque siamo tenuti doverosamente a dare parere, perché è anche opportuno che su alcuni temi il neocommissario si fronteggi e si metta comunque face to face con i municipi, visto che hanno concesso questo onore / onere di rimanere in carica. A questo punto penso che sia anche opportuno che i municipi si facciano sentire con il nuovo commissario. Per questo, insomma, anticipo che comunque il voto del gruppo SEL sarà contrario al parere contrario e quindi favorevole alla delibera. Grazie consigliere Cofano. Altri interventi? Consigliere Scalitano. Grazie Presidente. No, io volevo un attimino chiedere a lei Presidente se era il caso che sentiamo un parere del direttore o del segretariato generale, nel senso che il momento in cui io in aula presento una mozione e poi esco dall'aula e non la presento la mozione, lei che fa? Dice la mozione Stridano, non c'è Stridano, decade la mozione. Visto e considerato che Peciola e gli altri firmatari e sono decaduti perché si sono, no, loro non si sono dimessi, no, loro non si sono dimessi, e perciò decade. Però io penso che, come diceva il consigliere Cofano, visto e considerato, però bisogna chiedere un parere autorevole al segretariato generale, o se il nostro direttore, non so, in questo caso c'è la dottoressa Amato che fa le funzioni di direttore, però no, segretario e direttore, perciò sarebbe cosa buona e giusta che sospenda il consiglio e chiediamo un parere tecnico amministrativo, però fermo e restando sono d'accordo con la consigliera Lozzi che già ne abbiamo tanti di consulte, consultine, pure l'osservatorio mi sembra eccessivo. Grazie. Grazie consigliere Seritano. Scusate, altri interventi? Allora, non ci sono altri interventi, in base cioè questa osservazione che ha fatto prima il consigliere Matronna e anche il consigliere Stritano, io credo che il consiglio comunale è decaduto, c'è una gestione commissariale, ma gli atti che continuano a fare il proprio percorso vanno avanti. Chiaramente non sarà il sindaco o il consiglio comunale, se questi atti dovessero arrivare al Campidoglio in tempo, a esaminare questo, ma sarà il commissario con i pieni poteri della giunta e del consiglio. Quindi credo, anche perché l'ordine del giorno, diciamo, è la conoscenza del direttore, quindi il direttore non ha osservato niente su questo, e quindi io credo che possiamo procedere anche con la votazione. Lei, se lei mi permette, Presidente, ma 30 secondi, i regolamenti li votano l'Aula, non il commissario. Il commissario dice le fogne, i marciapiedi, e tutto è giubileo, però... Io non ho, però non ho, siccome, commissario... scusate, siccome non ho nessuna nota ancora da parte del segretariato generale, neanche... scusate. Io, come ufficio consiglio, noi non abbiamo ancora nessuna nota da parte del segretariato generale in merito al percorso che i municipi devono adottare, quindi io direi di procedere in questo modo. Allora, ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Lozzi, prego.
Allora, siamo favorevoli al parere contrario e volevo specificare che non siamo contrari all'istituzione di un osservatorio. Qua si chiede di inserire gli osservatori in un articolo del regolamento come titolati a proporre, ad essere soggetti per proporre atti di iniziativa popolare. Quindi un conto è essere osservatorio con le caratteristiche dell'osservatorio, un conto proporre atti di iniziativa popolare. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Ci sono altre dichiarazioni di voto? No, passiamo alla votazione. Allora, ripeto, chi è favorevole al parere contrario? Consigliere Callone è sostituito con la consigliera Cercuoni. Vabbè, facciamo la controprova. Chi è contrario al parere contrario? Scusate. Chi si astiene? Scusate, per cortesia. Non ci ha votato. Favorevole al parere contrario. Allora, 18 voti a favore, 2 contrari e 2 astenuti, quindi il parere contrario è approvato. Passiamo al punto... Che c'è, consigliere Matrona? Che c'è oggi? Continuano a parlare, che andiamo meglio, per favore. Signor Presidente, lei prima ha detto una cosa molto... Ma su che cosa? E mo io lo dico, aspetti, no? Ha detto una cosa molto molto interessante e a parere del sottoscritto è una cosa molto grave. Oggi 3 novembre dice che il nostro prefetto ha firmato una lettera per sapere che fine fanno questi municipi o tutto quanto il resto, e oggi la nostra presidente secondo me doveva venire a riferire in aula il comportamento, quello che dobbiamo fare, cioè noi oggi stiamo votando. Ci arriverà qua. No. No, no, non è che non mi preoccupo, oggi è il primo... Vale. Non è che non mi preoccupo. Il segretariato generale ci manterrà una nota ufficiale. La nota ufficiale è arrivata al nostro presidente del municipio. Allora, al presidente, io non sono il presidente del municipio, sono il presidente del consiglio. No, è arrivata al presidente del municipio, il presidente del municipio doveva venire a relazione. Vabbè, verrà. Non può stare sopra a quanto piano. Aspetta, cioè ci sta snobbando. Consigliere Madonna, la musica è cambiata, lo capisce questo presidente? Andiamo avanti, però, grazie. E allora la invito, signor presidente, a sollecitare al più presto possibile. Sollecito il segretariato generale. Venga a relazionare. Punto numero 4. In aula. Che punto cavolo. Numero 4. Al 3 novembre ancora stiamo a secondo. Proposta di risoluzione di iniziative dei consiglieri Lozzi e Coia, avente ad oggetto completamento del manufatto sovrastante il parcheggio di scampi Arco di Travertino e realizzazione di un polo sanitario. Chi è che presenta l'atto? Consigliere Poli, prego. La ringrazio, Presidente, colleghi consiglieri, Assessore John Siracusa. Consigliere Poli, un attimo. Prego. E mi dicono che è stato presentato su questo sì, lo spiego un attimo, lo spiego perché il firmatario degli emendamenti sono io, però prima di illustrarli volevo chiedere una cosa. Volevo avvisare che sì, è stato presentato questo emendamento, che prego di fare poi le fotocopie e darle qui. Prego. Allora, innanzitutto gli emendamenti sono di natura meramente formale, quindi per correggere la dicitura sindaco che oramai non è più in carica con quello più generico Comune di Roma, come consuetudine si usa fare quando c'è questo periodo di commissariamento dell'amministrazione centrale.
e questo sia per questa risoluzione come per la prossima, che riguarda sempre il quadrante di Arco di Travertino, anche se attenente al punto verde qualità. Allora, la proposta di risoluzione d'iniziativa dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, Lozzi e Coia, è stata fatta propria dalla Commissione, che l'ha modificata integrandola in alcune parti. E tutti ormai sappiamo del manufatto sovrastante il parcheggio di Arco di Travertino, che è una struttura che ha avuto origine da una delibera del Consiglio Comunale del 2005, precisamente la numero 346, deliberazione che poi è stata integrata con la previsione di un'area sovrastante il parcheggio, la cosiddetta piazza coperta. E nel tempo ci sono state attività, soprattutto dei cittadini, che hanno richiesto la destinazione nel manufatto di un polo sociosanitario, e l'espressione dell'ex nono municipio, che ha fatto un lavoro certosino destinando anche le metrature, le aree da destinare al polo sanitario, alla biblioteca, alla zona bistrò con intrattenimento, per un totale scoperto di 4.376 metri quadri. Durante la nostra discussione in commissione è emersa forte l'esigenza di confermare quell'indirizzo prioritario che era stato dato dall'ex municipio per promuovere un'attività consiliare che consentisse alla ASL e quindi alla Regione Lazio di valutare la fattibilità della previsione in quel manufatto di un polo sanitario. Per la restante parte dell'area ovviamente da bonificare, quindi da sistemare, così come predeterminato da Roma Capitale, era previsto un project financing per la sistemazione degli altri spazi. La Commissione, valutate tutta la corrispondenza che è intervenuta nel frattempo con i dipartimenti, chiede nella parte risolutiva che le opere vengano comunque inserite nel piano triennale delle opere pubbliche del Comune di Roma. Fatto questo, che consentirebbe al Dipartimento di sapere quello che deve fare nel prossimo futuro, e a noi di veder bonificato un'area e un manufatto di importanza strategica per la nostra città. Fermo restando, e questo è il corollario della discussione, che ove la Regione Lazio mostrasse l'interesse ad acquisire tutta l'area per farci un polo sanitario, noi saremmo contenti, per cui al di là dell'indirizzo che era stato dato, ritengo oculatamente, nel recente passato, ma lo sviluppo poi delle cose, quindi con la chiusura del polo sanitario dell'Acqua Donzella, c'è proprio necessità, i cittadini lo hanno richiesto anche con una raccolta firme che i consiglieri proponenti con l'originaria formulazione hanno raccolto, ritengo dimostrando ampia sensibilità, e la Commissione con altrettanta sensibilità ha accolto questa proposta, ripeto, facendola propria, apponendo quelle modifiche che sono nel testo oggi all'attenzione del Consiglio. Grazie. Grazie consigliere Poli. In merito all'emendamento che il consigliere Poli ha presentato, che possono valere per tutti e tre gli atti, io credo che nella parte di impegnare il Presidente della Giunta ad attivarsi presso il Sindaco, credo sia sufficiente sostituire il Sindaco con il commissario, senza... Scusi Presidente, su questo c'è... Che il Comune di Roma, è un po' troppo generico, no? Sì, sulla prima risoluzione il commissario mi trova d'accordo, sull'altra, che è quella del punto verde qualità, non basta, almeno a mio parere, poi il Consiglio sarà il sovrano, può decidere ovviamente ciò che ritiene, e che noi sensibilizziamo sì il commissario, che ormai non è la nostra interfaccia politica, ma anche i dipartimenti, che sono quelli che poi
agiscono, per cui sulla prima risoluzione non ho problemi alla proposta che lei ha fatto, ma sulla seconda sarei contento invece che ci fosse commissario Comune di Roma attraverso i suoi dipartimenti, perché sono quelli che poi sono i propulsori dell'attività da perfezionare a livello amministrativo. Va bene. Allora, per quanto riguarda gli emendamenti, allora direi di mettere nel primo atto, diciamo, di impegnare il commissario, negli altri due atti impegnare il commissario e i dipartimenti competenti. Va bene? I competenti dipartimenti. No, non c'è bisogno. Allora, apriamo la discussione. Ci sono interventi, richieste di interventi? Consigliere Lozzi, prego. Sì, noi siamo contenti come Movimento 5 Stelle che la nostra proposta è stata presa in considerazione dalla Commissione, anche perché soprattutto in questo periodo dove la vacanza comunque del Consiglio Comunale potrebbe portare magari a delle azioni non controllate su determinate opere in sospeso, insomma dare un indirizzo come municipio rinnovato rispetto a quello dell'ex nono, quindi come nuovo municipio su cosa vorremmo che fosse fatto, insomma, su il manufatto del parcheggio di Arco Travertino, credo che sia una cosa indispensabile. E, raccogliendo appunto le richieste dei cittadini, la cosa più importante è mettere là il polo sanitario. Certo, sarebbe auspicabile che se la Regione avesse i fondi, come diceva il Presidente, riuscisse a sistemare tutto quanto, ma non è quello che si può chiedere oggi. Noi possiamo chiedere alla Regione, intanto si è intenzionata a mettere lì la ASL e quindi tirare fuori i fondi per quanto riguarda la ASL, dopodiché passo passo cercare di sistemare il tutto, ma il servizio principale che i cittadini attualmente chiedono è proprio quello sanitario, proprio per la problematica di Via dell'Acqua Donzella. Quindi noi siamo contenti che questo municipio si sia espresso sul manufatto per dare un'indicazione nuova su ciò che vorremmo che gli fosse fatto, insomma. Grazie. Grazie a lei, consigliera Lozzi. Consigliera Lancia, prego. Anche io sono molto favorevole a quest'atto. I cittadini raccolgono firme per avere la ASL ad Arco del Travertino da quando è stata chiusa la ASL di Acqua Donzella. Purtroppo non è una cosa che il Comune può fare da solo, ha bisogno della Regione, anche se la ASL RMC ha espresso sempre il suo favore, la sua volontà di aprire un poliambulatorio, cioè di riportare in Arco del Travertino il poliambulatorio che c'era ad Acqua Donzella. In questo momento, con l'accorpamento delle ASL che ancora non è stato affrontato e portato a termine, certo sarà un po' complicato, non sappiamo neanche quali saranno i costi, ma questo è un problema che riguarderà la Regione e la ASL. Non sappiamo quanti metri quadrati vorrà la ASL per aprire il suo poliambulatorio. Comunque io ritengo che sia importante farlo, e mi dispiace che quella struttura così bella e così grande sia stata fatta con dei materiali che stanno deperendo rapidamente, quindi prima si farà e meglio sarà, perché più tempo aspettiamo e più soldi dovranno essere utilizzati per rimetterla a posto. Grazie. Grazie, consigliere Lancia. Altri interventi? Consigliere Giuliano, prego. Grazie Presidente. Allora, questo atto di oggi mette insomma un po' fine a quello che è stato il percorso della struttura di Arco del Travertino. Secondo me non serviva neanche farlo un atto del genere, perché è talmente evidente la necessità su quel quadrante di una struttura sanitaria, che non è che era questo municipio che doveva comunque, no, porre le condizioni. Era la Regione, l'ASL, che doveva comunque intervenire, perché se chiudi delle strutture ne devi aprire un'altra. Quindi diciamo che noi abbiamo raccolto le sensazioni che in quel quadrante emergono, ma che erano evidenti, quindi non è che abbiamo fatto i maghi, chiaro? Quindi abbiamo solo raccolto una segnalazione che comunque in Regione doveva essere evidente, cioè doveva comunque già essere messa in programmazione, e invece poi
le cose vanno a rilento. La soddisfazione, perché poi non è che, come capita spesso, non è che c'è un atto solo, cioè questo è l'ultimo di altri, no? Perché la cosa già funziona nell'ex nono municipio, per cui le indicazioni che erano state date, le strade che dovevano essere prese, erano leggermente diverse, se non ricordo male. Non si parlava esclusivamente dell'ASL o di un polo sanitario, ma si parlava di biblioteca, palestre, trick e track e bomba a mano. Quindi cose un po' diverse. Oggi la soddisfazione quindi è che doppia, che noi diamo il nostro contributo. Ripeto, non è perché lo diciamo noi e ascoltiamo i cittadini, è talmente evidente che manca un polo sanitario che era ovvio. Però noi diamo il contributo ulteriore che fissiamo dei paletti. Allora, questo è il senso di quest'atto, fissare dei paletti, cioè dire che al di là, perché ricordo sempre che la giunta con il consiglio ormai è risaputo, va ognuno per conto suo. Per cui le indicazioni che fa la giunta non arrivano qui in consiglio e viceversa. Non sapere come sta andando avanti la trattativa per noi era un problema, ma un problema diciamo anche di serietà dei ruoli, cioè uno è consigliere e deve cercare di dare il proprio contributo. Se non sai come va la trattativa, no, con la regione, con l'ASL eccetera, o i fondi che vengono messi a disposizione, è normale che rimane tutto appeso. Non avendo avuto notizie in tal senso precise, come sarà anche per il prossimo atto, come diceva il Presidente Poli, mettiamo noi la nostra posizione e diamo il nostro contributo, per dire, non si inventasse niente a nessuno, quindi da municipio, giunta, regione, quello che sia, va fatto un polo sanitario. Serviranno 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 metri quadri, non lo sappiamo, in primis va quello, dopodiché quello che rimane verrà messo in un project e ritornerà in questo municipio, ok, per avere la validità del progetto, quindi non potrà più scappare nulla in questo senso. Questa è la soddisfazione di un atto oggi che non è il primo, è l'ultimo, ma che dia un senso, perché ci siamo anche stancati di essere messi alla mercé di un procedimento, di un percorso, senza mai essere comunque contattati o appunto interessati a dare la nostra risposta. Questo è per quest'atto e sarà anche per il prossimo, per il punto verde qualità. Quindi siamo favorevoli in quel senso. Grazie a lei, consigliere Giuliano. Altri interventi, consigliere Cofano. Grazie Presidente. No, la storia di Arco di Travertino è una storia travagliata che dura ormai insomma una moltitudine di anni. Penso che oggi l'atto che andiamo a votare sia molto importante. Arco di Travertino, nonostante sia un quadrante che comunque è parte integrante della città consolidata, è sempre stata comunque un'anomalia, perché era nella città consolidata ma non troppo. Nel senso che nel corso degli ultimi 10 anni comunque ha subito chiaramente delle variazioni ed è diventato anche un importante polo commerciale e un importante polo dal punto di vista trasportistico, di nodo di scambio. E chiaramente in parallelo a questa rivalutazione anche dell'assetto trasportistico, non si è ancora arrivati ad oggi ad una soluzione per ciò che attiene la funzionalità pubblica di quel manufatto e di quella struttura. Poco più di un anno fa l'assessore in prota inaugurava il parcheggio di Arco di Travertino e la presidente Fantino disse che non partecipò a quell'inaugurazione, e a mio avviso fece bene perché comunque inseguire una volta fatto il grande evento senza che poi venga data la risposta definitiva ai cittadini, pensa che sia un problema per noi municipi, enti di prossimità. Nonostante gli anni si siano susseguiti, non c'è ancora una chiara risposta definitiva rispetto alla finalità di quel progetto.
si sono seguite varie vicende, progetti differenti, posizioni differenti su quello che doveva essere l'impianto, però io penso che sia anche evidente agli occhi di tutti quali sia l'efficacia di quel manufatto, e penso che al di fuori di un polo sanitario non può esserci altro. Dopo la chiusura di via Acqua Donzella c'è stata l'esigenza reale e concreta di un presidio sanitario che continuasse a essere presente su quel quadrante, per cui per questo io reputo doveroso che anche noi ci esprimiamo in questo senso, nonostante l'intenzione nostra è sempre stata quella, insomma, nel corso degli anni, i cittadini ci chiedono questo, il territorio ci chiede questo, e reputo veramente doveroso che la Regione porti avanti gli atti conseguenziali affinché questo presidio sanitario venga aperto nel più breve tempo possibile. Grazie. Grazie consigliere Cofano. Consigliere Matrona, la prego. Anche noi siamo favorevoli perché quel punto ha bisogno di un polo sanitario. L'unico dubbio, perché purtroppo io sono l'uomo dei dubbi, è una provocazione. Nella risoluzione dell'atto, diciamo, la risoluzione numero 1 del 23 febbraio, dove prevedeva la palestra, prevedeva bla bla bla, cioè, non è che ci troviamo con questa risoluzione, che cioè quell'altra risoluzione accavalla questa risoluzione o viceversa. Che senso? Là prevedeva determinate situazioni, la numero 1. Qua prevediamo ex nono, brava. L'ex nono già aveva fatto la risoluzione all'epoca, dove vedeva completamente la piazza sovrastante il parcheggio, va bene che i cittadini, il comitato del Travertino, sì, però voglio dire, c'era tutto, però non mi sembra, rimane appeso priorità, però non mi sembra, per promuovere l'apertura, tu parli del polo sanitario, ma rimane appeso pure la palestra e tutto il resto, ma rimane tutto appeso? Cioè rimane tutto quanto insieme alla 1? Cioè la 1, voglio dire, è un altro atto che si congiunge con questo? No, è un'altra cosa. Quindi solo questo. Sarebbe stato forse più giusto dire che questa risoluzione vede annullare la numero 1 che prevedeva determinate situazioni. Che vuol dire siamo un altro organo? Ho capito, ma la risoluzione numero del settimo municipio, dell'ex nono, vale. È una risoluzione fatta dal Presidente. Una risoluzione non può annullare una delibera, può annullare una delibera, ma una risoluzione no, sono atti politici, no, atti... Però deve essere specificato in questa risoluzione, secondo me, quello che noi vogliamo principalmente, vogliamo questo e questo, e tutto il resto è storia, cioè la palestra, bla bla, biblioteca, quello che prevedeva, o dobbiamo lasciare indietro. Se no qua cerchiamo, che ci troviamo biblioteca, palestra, polo sanitario, parcheggio, che supermercato, ci abbiamo di tutto e di più. Sbaglio? Perché questa, credo che la vecchia risoluzione, che era molto lunga, risolve ad aprire un tavolo tecnico tra il comune, l'ASL e la regione, stessa cosa è successa nel 2012, dove chiedevamo per reperire le risorse necessarie alla creazione di un nuovo polo sociosanitario. Io richiedevo un'altra volta, cioè di sollecitare quanto già previsto con la risoluzione numero 1, perché questa è la numero 1, questa io sto leggendo la numero 1, dove dice le stesse cose, di attivare un tavolo con regione, comune e ASL, e sono passati 3 anni e il tavolo non si è... Richiediamo un'altra volta al tavolo, sarà forse di attivare, di sollecitare la predisposizione del tavolo. E poi dice, cioè garantire un ordine, la sicurezza, biblioteca pubblica, sala conferenze, zona bistrò, intrattenimento, ufficio ATAC, palestra pubblica, per un totale... quindi la numero 1 prevedeva tante cose... Sì, ho capito, prevedeva, però bisogna vedere se tutto questo, già si sono attivati per fare tutto questo, se adesso noi chiediamo soltanto quest'altro, tutto il resto rimane ancora, fatemi capire questo, perché sennò non riesco a capire.
primo punto c'è scritto promuovere l'apertura di un tavolo tecnico tra comune e già stava scritto nel numero per valutare la fattibilità realizzare in tempi brevi un polo sanitario. E poi il punto 2, una volta perfezionato l'accordo con la regione, per eventuali altri spazi che dovessero, diciamo, restare, rimanere, diciamo, avviare procedure per l'emanazione del bando. Ma era scritto anche all'altro. Per la sistemazione degli altri spazi, dopo aver definito lo spazio per fa male, ma ogni tanto ci io non vorrei che sta partendo tutto il discorso che riguarda con la vecchia risoluzione la palestra, la biblioteca, gli uffici ADAC, il caffè, roba varia, e poi ricominciamo a parlare del polo sanitario. Allora sarebbe stato forse approfondire un po' meglio questo e dirgli ok, cancelliamo tutto il resto, intanto vogliamo il polo sanitario principalmente, la cosa principale, e deve annullare quell'altro però. Oh, scusate, non può annullare un'altra risoluzione, non esiste questo, non si può fare. Però nell'altra risoluzione parliamo di tante cose. Lo so, però questo può superare quell'altro, ma non lo può annullare. Allora, scusate, per cortesia. Scusate. Se voi mi dite che questa supera tutto, io certo che supera. Se supera però. Non può annullare, ma può superare. Però allora, come io ho sempre dei forti dubbi sui superamenti. I dubbi ognuno di noi ce l'ha. Però vabbè. No, io vabbè, se voi ce li teniamo. Se voi dite giustamente che questo supera tutto questo che è detto nella numero 1, certo. Io sono d'accordo con voi, certo. Sono favorevole. Va bene. Sono passati tre anni e ancora stiamo dicendo vogliamo il polo sanitario. Dal 2013 nuova consigliatura, 2012 vecchia consigliatura Alemanno, nuova consigliatura 2013 con Marino, a oggi 2015 ancora vogliamo il polo sanitario. Ancora voglio sapere però scusate. Cortesia, consigliere Matola sta parlando, per cortesia. Voglio soprattutto sapere, il tavolo di centrodestra. Se questo tavolo tecnico, come viene richiesto nella numero 1, se è stato mai fatto? C'è mai stato un tavolo tecnico? Perché non dimentichiamo che la presidente dell'ex nono è la stessa presidente del settimo. Quindi io voglio sapere dal presidente, ma sto tavolo tecnico l'avete mai fatto? L'avete mai richiesto? E non c'è sta giunta. Non c'è la giunta, non c'è nessuno. È stato fatto sto tavolo o no? Chi ha proposto l'atto? Consigliera Lozzi? L'atto, il consigliere tecnico, il tavolo tecnico nel 2012. Consigliere Madonna, che parlo con la consigliera Lozzi? Non è possibile. Ma io non c'ero. Allora, no. Scusate, per cortesia, andiamo avanti. Perché il 2012 c'era consigliera Lozzi, non si capisce niente, presidente. Consigliere Lozzi, per cortesia. Consigliere Matronola. Ma perché l'organo che ha votato prima è del consigliere Matronola, parli a tutto il consiglio. Assieme. D'accordo, grazie. Grazie. Però. Consigliere Vitrotti. Scusi, presidente. No, vorrei che ricordasse alla consigliera. No, ma non si può fare. No. Scusa, consigliere Lozzi, per cortesia, consigliere Coglio, richiami la consigliera Lozzi. Ha detto che eravamo un altro organo, pertanto quella risoluzione non vale più, sta dicendo. Questo è quello che questo dice supera, Stelle. Questo cioè, supera, a bocca, non ho. Supera la precedente risoluzione, grazie. Rimane la risoluzione numero uno, rimane. Poi bisogna verificare se il tavolo tecnico è stato mai richiesto dal presidente Fantini. Ha detto delle cose, devo potermi esprimere. Alla fine della discussione. Consigliere Vitrotti, prego. Consigliere Vitrotti, prego. Un attimo. Grazie, presidente. Colleghi consiglieri. Mi associo anche allo stato d'animo, sì, è importante oggi discutere e approvare quest'atto. Devo dire che però c'è stata una certa difficoltà nei lavori della commissione, a mettere insieme i pezzi.
E questo perché? Perché diciamo, la preoccupazione maggiore è stata quella di arrivare a chiudere un atto, un po' anche forse per le preoccupazioni che sono state citate prima, perché si è voluto evitare che questo consiglio fosse sostanzialmente bypassato rispetto alle scelte che noi consiglieri invece abbiamo il dovere e la responsabilità di fronte a chi sta fuori di qua di doverci prendere. Quindi è vero, la storia di Arco di Travertino è una storia molto lunga. Abbiamo visto che le funzioni pubbliche durante i lavori di commissione sono contenute in quella delibera di giunta comunale che è la 346 del 2005, definite attività e servizi di quartiere, mi piace sottolinearlo, in accordo con le esigenze del municipio. Quindi, diciamo, questo consiglio del settimo municipio ovviamente ha accolto e anche è partito dalle valutazioni che furono fatte dal consiglio precedente, ma ovviamente non si può non tenere conto delle esigenze che sono cambiate, tanto più quando, diciamo, in lettere che ci sono pervenute, non in modo ufficiale ma in modo ufficioso, che alcuni consiglieri hanno messo a beneficio di tutti i commissari, grazie anche, diciamo, a appunto al nostro ruolo, no? Quindi riusciamo ad avere anche altre informazioni, ci siamo resi conto della necessità di accelerare un percorso proprio perché l'assessorato competente ci richiedeva di uno schema di fattibilità, in particolare dal punto di vista economico e finanziario, proprio per inserire gli eventuali progetti nel sistema, nel piano triennale delle opere pubbliche. Qual è stata la domanda che si è fatta alla Commissione? C'è la necessità di dare delle priorità, al netto delle necessità generali, che erano quelle del, non so, attività di una palestra, di attività di car e bike sharing, piuttosto che dei servizi postali, insomma, rispetto a tutto quello che era stato previsto, c'era una necessità che veniva prima di tutto, e credo che forse agire per priorità sia la cosa che un po' ci dovrebbe, no, guidare. Che tra l'altro già questo municipio aveva sottolineato, questo consiglio, attraverso una propria risoluzione, quando si affrontò il tema della riorganizzazione delle ASL, fu questo consiglio che votò la necessità di chiedere alla Regione Lazio, alla Presidente, di intervenire affinché venissero inserite dentro il nostro municipio due case della salute, una a Via Antistio e l'altra proprio nel polo sanitario di Arco di Travertino. Quindi questa oggi è una conferma di quello che noi abbiamo già chiesto, e magari ne servissero altre, noi credo che dovremmo farle queste conferme per evitare che una lettera che abbiamo letto del direttore Saitto, il direttore generale dell'ASL RMC, ma anche, se non ricordo male, una risposta da parte del vicepresidente di questo municipio ad un'interrogazione che era stata presentata, se non sbaglio, dal Movimento 5 Stelle, in merito a questo, ci confermava la massima, diciamo, la disponibilità da parte dell'ASL RMC di aprire un polo sanitario lì. Viste le, diciamo, analizzando la situazione, quindi la chiusura di via Acqua Donzella, la diciamo, precarietà e la necessità di dare una risposta ulteriore rispetto a via Nocera Umbra, e soprattutto vista la riorganizzazione del sistema sanitario, viste le mutate esigenze e il cambio della popolazione, ovviamente in termini numerici, del nuovo settimo municipio, si chiedeva la necessità di intervenire in questo senso con una massima disponibilità da parte della ASL RMC. Pertanto la Commissione non ha potuto che andare su questa strada, proprio perché avevamo davanti l'unica scelta possibile e che vedevamo davanti a noi concreta, sostanzialmente, cioè c'è stato un interessamento vero, bypassarlo e quindi oppure ignorarlo voleva dire rinunciare ad una necessità importante. È passato appunto attraverso una petizione popolare la necessità di mettere un polo sanitario lì, quindi il rischio era che si perdeva l'unico soggetto interessato, e contestualmente stavamo appresso a dei tavoli che diciamo, non so se ci sono stati dei tavoli, però una cosa è certa a tutti noi,
dentro non c'è sta niente al momento, non c'è sta il polo sanitario, non c'è sta il car sharing, non c'è sta il servizio postale, non c'è sta la palestra, quindi o noi andiamo dietro alle fantasie, ai sogni, alle necessità virtuali, oppure ci attestiamo sulla concretezza. Se l'ASL ha dimostrato questa e ha scritto e il municipio ha accolto questa sua disponibilità, credo che sia nostro dovere oggi accogliere questa proposta, poi sarà l'ASL che farà la sua valutazione e dirà magari rispetto a quelle metrature, a quel computo metrico che fu fatto dall'ex nono municipio, invece di 1500 metri quadri me ne prendo 3000, ve la posso dire tutti, ma ben vengano. Ma magari, dico io, ma magari lì ci fosse la possibilità di avviare un polo di sperimentazione innovativo, perché questo municipio non ha un ospedale di riferimento, perché i servizi sanitari stanno scomparendo proprio a seguito della riorganizzazione dell'azienda sanitaria locale, perché avremo tanti problemi da affrontare proprio in virtù di questo, e quindi credo che oggi metterci in una situazione, diciamo, anche di prospettiva e quindi guardare al futuro e cercare di garantire anche a chi sarà dopo di noi, diciamo, una strada percorribile, va sicuramente incontro alle esigenze che hanno più volte già fatto anche i cittadini di quel quartiere. Grazie. Grazie consigliere Vitrotti, ci sono altri interventi? Consigliere Poli, prego. Grazie Presidente per l'opportunità che mi dà. Poche parole perché l'intervento del consigliere Matronola merita un chiarimento, perché il dubbio è legittimo. Durante i lavori di commissione, lo richiamava adesso la consigliera Vitrotti con appropriatezza, e noi abbiamo verificato che nonostante la delibera, la risoluzione del municipio del 2012, contestualmente il Dipartimento, precisamente la Direzione Attuazione Piano Parcheggi, individuava e richiedeva nel 2015 al Municipio di confermare talune attività istruttorie per inserire nel piano degli investimenti alcune realizzazioni nel manufatto. Nel piano parcheggi. La cosa che la Commissione ha notato è che il polo sanitario non era compreso, per cui la necessità di pervenire a un nuovo indirizzo del Consiglio Municipale, che ovviamente fa proprio quello che aveva deciso l'ex nono municipio, e la formulazione della risoluzione attuale fa salve quelle prescrizioni che furono date allora dai consiglieri, perché fecero un lavoro, ritengo, certosino, perché per individuare con attenzione le cose che dovevano venirci, cambiando che cosa? L'ordine delle priorità, lo diceva prima la consigliera Vitrotti, per noi è prioritario che lì ci venga il polo sanitario, poi se la regione si prende 1000, 5000, 2000, quello che sia, con i restanti spazi, col project finanzi, quindi a bando, il Consiglio del Municipio poi valuterà quelle che sono di pubblico interesse per completare l'opera. Mi sembra che il lavoro sia chiarificatore rispetto a quello che c'era sul tavolo, che tanto chiaro non era, perché rispetto alle pronunce del Municipio il Dipartimento comunque stava andando verso un'altra direzione. Se poi lei vorrà, insomma, le potrò fornire tutti quanti gli atti che abbiamo esaminato in Commissione e che abbiamo potuto valutare, visionare e quindi prendere il testo della risoluzione con coscienza, quindi tenendo a mente che è opportuno che noi ci pronunciamo adesso per ristabilire quel percorso che, per volontà di chi non so, si stava leggermente deviando verso altre soluzioni che non erano il polo sanitario, che è quello che la cittadinanza ci ha richiesto e che credo sia doveroso portare avanti. Grazie. Grazie consigliere Poli. Allora, non c'è... consigliere Belisario, prego. Sì, grazie Presidente. In merito all'atto su Arco Idravertino vorrei così non dico andare controcorrente, cioè mi dispiace che non sia stato preso in considerazione il fatto di richiedere sempre con forza l'attuazione della risoluzione del febbraio del 2012 del nono municipio, che è un atto valido tuttora, che è un atto forte,
che è un atto che allora impegnava il sindaco, il presidente, l'assessore a trovare, no, nel trovare gli spazi anche lì a identificare in 1600 metri quadri un polo sanitario, perché non è che ci siamo svegliati stamattina e abbiamo visto l'urgenza di un polo sanitario, cioè l'avevamo già individuato 3 anni fa abbondantemente in un confronto tra le forze politiche, la cittadinanza e anche poi in commissione successivamente alla votazione di quell'atto in cui Sel uscì, si astenne, no, presente in aula si astenne, e ci fu poi una commissione proprio con l'allora direttore sanitario dell'ASL Roma C, proprio per dare mandato, a trovare questo tavolo. Il sottoscritto anche in quella, in sede di quella commissione, chiese all'allora direttore di iniziare un percorso con un tavolo tecnico. Oggi la risoluzione che si esprime per il polo sanitario, che è un'emergenza e di cui io sono totalmente d'accordo, come ero d'accordo 3 anni fa, però mette da parte tutti gli altri interventi, o se non li mette da parte ne mette da parte alcuni ed altri non li mette da parte, perché nella risoluzione di oggi fa riferimento solamente alla biblioteca comunale, dicendo che ne è sprovvista. Nel considerato che c'è il territorio del municipio, attualmente non ha a disposizione alcuna biblioteca comunale, poiché quella di Via La Spezia, quindi diciamo, fa riferimento nel considerato a una parte solo di tanti spazi che noi avevamo citato nella vecchia risoluzione, mi sembra talmente, vabbè, però nel considerato, quando uno nel considerato comunque da un punto, no, di vista leggermente particolare di una risoluzione, perché è la volontà comunque o del proponente o della commissione che propone questo atto, non si fa riferimento agli altri spazi. Sono riuscito a trovare, dico questo perché in questo municipio non manca solo il polo solidario, che sicuramente è lo spazio principale da portare avanti, ma in questo municipio mancano anche altri spazi pubblici. Per spazi pubblici intendo dire quello che purtroppo è la cultura sportiva, nel senso la cultura sportiva è come la cultura, è parte integrante e fondamentale della trasformazione della vita di i bambini del nostro quartiere. Quindi in questo municipio, nell'ex nono, mancava completamente una struttura pubblica dedicata allo sport, e adesso nel settimo municipio, che è un quartiere che assume delle proporzioni importanti, addirittura come nona città, no, più importante d'Italia a livello di densità di popolazione e quant'altro, di spazi sportivi non è che ne abbiamo parecchi, anzi ne abbiamo molto pochi, ed è anche ribadito questa mancanza di spazi pubblici dedicati allo sport, è ribadito in una interrogazione in consiglio comunale presentata dal consigliere Frongia nel 2014, del 24 settembre 2014. Il consigliere Frongia considera che nell'area dell'ex nono municipio, ora settimo, si registra una carenza di impianti sportivi comunali, ed è giusto, perché l'avevamo individuato nella passata risoluzione. Il consigliere Frongia non è che sbaglia nel constatare in una interrogazione la mancanza dello stessi spazi, ed oggi comunque in questa risoluzione, diciamo, manca anche nel considerato che io invece vorrei che tutta l'Aula lo inserisse,
perché mi sembra, no, tranquillamente un argomento da inserire, essendo parlando di cultura sportiva. E quindi questa è una parte importante che vedo che manca in questa risoluzione. Altra parte importante è il fatto che quando la risoluzione numero 1 ha dato mandato, voleva dire che ci doveva essere un soggetto o più soggetti che avrebbero dovuto in questi tre anni far sì che il tavolo tecnico prendesse forma e che portasse avanti la volontà non solo del Consiglio, che è espressione no di il comitato di quartiere X o di quella parte del territorio, ma che è espressione di tutto, di quel famoso ex nono municipio, ma di tutto il municipio è espressione, perché Arco di Travertino non è proprietà di qualcuno che abita là vicino o proprietà di qualche consigliere che porta avanti il problema. Arco di Travertino è un parcheggio di scambio, uno dei primi PUP approvati nel 1990, di una visione che collega i castelli romani al centro di Roma, quindi è proprietà del comune di Roma. La visione per cui è nato il parcheggio di scambio d'Arco di Travertino è una visione del comune, cioè di Roma, di una visione generale che fa parte di tutta Roma, di tutti i cittadini, perché là possono, diciamo, fruire di quegli spazi coperti tutti. Pensiamo alla biblioteca comunale, che può essere fruita da un studente o da un lavoratore che dai Castelli Romani scende a Roma, parcheggia la macchina ad Arco di Travertino e si può fermare a leggere all'interno della biblioteca comunale qualsiasi libro. Questo è il senso, secondo me. Quindi quella è una parte importante, quindi gli spazi devono essere, secondo me, portati avanti tutti insieme. Mi sembra quindi che quel soggetto che avrebbe dovuto creare le premesse per portare avanti in tre anni un discorso del genere, portare a compimento una risposta o positiva o negativa degli enti competenti, cioè della Regione Lazio, questo soggetto non è riuscito a, diciamo, si è impantanato, si è dimenticato di portare avanti, diciamo, il volere di un consiglio municipale, che penso che abbia un valore, essendo eletto democraticamente da tutti quanti. Quindi questo è. Oggi quindi riniziamo un processo, oramai abbiamo perso tre anni, abbiamo riniziato un processo e va bene che sia così, dispiace di questi tre anni perduti. Mi dispiace anche dover, diciamo, regalare con questo atto questi spazi coperti forse al Comune di Roma. Voglio essere più preciso. Se pensate, c'ho un minuto. Vorrei chiedere un po' di più, nel senso che, visto l'importanza del discorso, c'ho un minuto. Diciamo che spero nella sua comprensione. Avrei preferito che la risoluzione chiedesse che l'ASL facesse anche i lavori di perimetrazione, ovvero di realizzazione della partizione interna della piazza coperta, e affinché poi il municipio potesse fare un bando per assegnare gli spazi. Dico questo perché oggi noi, con un project financing che diciamo che il Comune di Roma dovrà poi farlo, regaliamo gli spazi che dovevano essere nostri, cioè dovevano essere di proprietà del patrimonio immobiliare dell'attuale Municipio Settimo, li regaliamo come gestione e quant'altro al Comune di Roma. E questo, secondo me, io lo ritengo molto grave. Così come mi sembra minimale la risoluzione sul fatto che non chiedere e non farsi dire di no dalla Regione Lazio, perché tutti mi dicono che non hanno i soldi, ma poi adesso, se mi dà un minuto, le faccio solamente due cifre, le esplicito due cifre.
farsi dire di no nella realizzazione degli spazi interni io l'avrei preferito, perché non vuol dire no, non ho i soldi per fare la perimetrazione degli spazi interni, non vuol dire no, non faccio il polo sanitario, vuol dire no, non ho i soldi, ma il polo sanitario lo posso fare. Questo perché? Perché i consiglieri penso che non si siano documentati su alcune spese che l'ASL, adesso cifra in più, cifra in meno, abbia in questo sta praticamente, per favore, posso continuare? Allora, no, così deve arrivare anche a concludere, consigliere. Sì, sì, concludo con queste due cifre molto semplici. Mi sono informato e ripeto, posso sbagliare di poco perché l'informazione, pur se giusta, ma non sarà precisa. Per la struttura di via Nocera Umbra, che sono intorno ai 1000 metri quadri, 1200, la Regione Lazio versa 120.000 euro l'anno di affitto, e per via Puglia la Regione Lazio, se sono solo 600 metri quadri, versa una cifra intorno ai 250.000 euro l'anno. Allora mi sembra una cifra abbastanza considerevole, che forse noi avremmo dovuto anche scrivere o chiedere, così nel considerato, che lavori interni che la Regione Lazio avrebbe potuto fare anche con, diciamo, un dispendio iniziale importante, potevano portare a un risparmio in canone per 30 anni, 40 anni, a secondo della, poi del tavolo tecnico e dell'atto che avrebbe dovuto poi fare insieme al municipio, l'accordo di programma, chiamatelo come volete, un risparmio, perché se uno fa 120.000 per 30 anni sono 3.600.000 di affitto, e se uno fa 250.000 euro l'anno per 30 anni sono 7.500.000 di risparmio che uno avrebbe per, e quindi i soldi pubblici avrebbero fatto. Deve quindi chiudere? Sì, chiudo. La ringrazio perché mi ha dato dei minuti in più, Presidente, e mi dispiace dover affermare che questa risoluzione, diciamo, pur essendo costretto a votarla perché il polo sanitario è importante, ma la ritengo molto minimale rispetto al lavoro che avrebbe dovuto fare il Consiglio, perché il Consiglio deve vedere oltre. Grazie. Grazie. Non c'ho richieste di altri interventi, quindi passo alle dichiarazioni di voto. Ah, consigliere Rozzi. Sì, volevo semplicemente specificare, visto che mi hanno detto che non conosco e che prendo in giro i cittadini, volevo specificare che le risoluzioni, essendo atti di indirizzo, una volta che si insedia un nuovo consiglio ha tutto il diritto di dare un indirizzo in materia di una cosa così importante. Per questo, e tutti sanno che l'atto di indirizzo, se la Presidente poi non lo vuole prendere in considerazione, non lo prende, ma se ne assume le responsabilità, non glielo devo spiegare ai cittadini. Questa era la precisazione, e che siamo stati costretti a fare un atto di indirizzo che dovevamo fare 3 anni fa, proprio perché nel nuovo piano di investimenti, che scadeva adesso a fine ottobre, era stato inserito tutto ciò che era richiesto nella precedente risoluzione, tranne il polo sanitario. Quindi questo municipio ha voluto dire che invece la cosa più importante è il polo sanitario e poi tutto il resto. Sfido chiunque a dire il contrario. Grazie. Grazie. Allora, passiamo a dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Giuliano, prego. Grazie Presidente. Nel mettere in evidenza questo atto di indirizzo, i colleghi che mi hanno preceduto, insomma, hanno inquadrato molto bene quello che poi è la confusione che oggi regna, dovuta al tempo. Non tanto alle idee non chiare, ma dovuto al tempo. Quando passa sempre molto tempo, poi non è facile recuperare le redini e sistemare tutto. Il fatto che noi l'abbiamo messo in preventivo, questo significa che è lodevole che ci stiamo, insomma, cercando di rimettere le cose a posto. Nel sentire gli ultimi due interventi, mi viene da fare due considerazioni. Nell'essere ovviamente come Fratelli d'Italia favorevoli a questa risoluzione, però siccome la risoluzione è un atto di indirizzo, io mi butto avanti, ci porto avanti col lavoro, nel senso dicendo
che se ci sono tre risoluzioni in piedi, nessuna annulla l'altra e quindi lo scenario è aperto. Questo deve essere chiaro, cioè se per entrare in questa stanza c'è una porta sola, si entra solo da lì, se ce ne sono due si può entrare anche dall'altra parte. Quindi è normale che rimane aperto un ragionamento che non vincola questa risoluzione all'attuazione di quello che diciamo oggi, ma tiene conto, dovrebbe tener conto chi di dovere, di un indirizzo più preciso, che era ovvio farlo, ma la riflessione viene spontanea nel momento in cui sappiamo che non è matematica certezza. Quindi questo lo dico a quei pochi che vedranno questo consiglio, che hanno la volontà e la voglia di rivederselo, perché comunque è una situazione oggettiva, cioè non è automatico che quello che oggi noi votiamo sia preso al 100% da chi di dovere. È vero che serviva comunque, a maggior ragione, nella confusione che c'è, serviva mettere un po' di chiarezza. Nel ragionamento fatto dall'altro... Luciano Giuliano, siamo in dichiarazione di voto. Tre minuti. Sto dichiarando, infatti finisco l'ultimo minuto, era nel dire che è ovvio che c'è la volontà e mi auguro la certezza che l'ASL sia interessata, in quanto anche dall'intervento del collega Belisario si evince che effettivamente ci sarebbe un forte risparmio nel centralizzare, nell'utilizzare Arco di Lavertino come base principale, quindi far convergere lì le varie strutture, e io me ne prenderei pure 8.000 se fossero disponibili i metri quadri, perché questo sanerebbe una situazione rimasta negli anni indecifrabile, anzi con le chiusure che ci sono state, per cui metterebbe a posto la questione. E il risparmio c'è, quindi non sono convinto anche che non sia un problema di soldi. Quindi, è solo di volontà. Quindi voto a favore, grazie. Fratelli d'Italia, voto, fratelli, sorelle e amici, siamo d'accordo. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Matrondolo, prego. Anche Forza Italia vota favorevole, perché è un atto giusto, è una richiesta giusta che facciamo al nostro Presidente affinché si attivi, visto che nel 2012 non si è attivata perché non sappiamo quello che ha fatto. Io mi auguro che anche questo, perché se non si è attivata all'epoca evidentemente non era d'accordo su quello che prevedeva quella risoluzione, mi auguro che sia d'accordo su questo, su quello che prevede questa risoluzione, la priorità al polo sanitario, perché altrimenti perderemo altri ormai 6 mesi, perché la consigliatura, se tutto va bene, finisce a maggio del 2016, se tutto va male va nel 2017, maggio 2017, perché qualcuno dice: ma tu sei scemo? E io dico, guardando dall'alto e dall'esterno, dico: immaginate Roma con tutti questi pellegrini che arrivano da tutto il mondo e vedono Matronola col gazebo e ca fotografia vota Matronola, cioè è una cosa come vedere Giuliano. Quindi il voto è favorevole, grazie. Non ho finito. Grazie. Per consigliere Matronola, per favore. Quindi, immaginate quindi, io mi auguro che questo consiglio riprenda la forza che io ho sempre detto che non ha più, ovvero di imporsi come consiglieri e come consiglio. È cambiato tutto, è cambiato cadendo il cappello, ci sono rimaste le braccia che siamo noi, quello che siamo sempre stati. Quindi adesso bisogna marcare stretta la nostra presidente affinché si attivi con questo benedetto tavolo tecnico già richiesto nel 2012, nel 2013 e nel 2015. Ogni 2 anni noi chiediamo un tavolo, ma o manca il falegname o c'è qualcosa. Voto favorevole, ho capito, grazie. Altre dichiarazioni di voto? Sì. Consigliere Belisario per il PD? Sì, prego. Certo. Scusate, prego, consigliere Belisario. Il Partito Democratico vota favorevole la risoluzione.
chiede solamente due semplicissime cose: la razionalizzazione della spesa con questa risoluzione è evidente a fronte dei numeri appena citati, e anche un'altra cosa che diciamo che chiede, ma lo chiede a tutto il Consiglio, ma saremo sicuramente noi i primi a sorvegliare che effettivamente ci sia questo tavolo tecnico, e quindi chiederemo con forza più volte all'interno di ogni discussione la realizzazione del tavolo tecnico che vada avanti e la sua definitiva poi alla fine realizzazione del polo sanitario e di quant'altro all'interno della struttura della piazza coperta. Grazie. Grazie consigliere Belisario. Altre dichiarazioni di voto? Consigliera Lozzi, prego. Naturalmente siamo favorevoli e sembra che alcuni non vogliono ascoltare, cioè noi con questo atto stiamo ribadendo le priorità, visto che sul piano di investimenti sta arrivando altro, quindi qualcuno ha ascoltato e ha ascoltato solo ciò che gli pareva dell'altra risoluzione, e questa è una cosa che deve essere chiara. Poi è normale che dovremo tutti vigilare, ma sono sicura che chi ha dormito finora in periodo di campagna elettorale lo farà molto più attentamente che negli scorsi anni. Grazie, favorevoli. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Cofano. Grazie Presidente. Per le ragioni già espresse in sede di discussione ribadisco che il gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà vota favorevolmente. Grazie. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono. Passiamo alla votazione. Prima di votare ricordo che diciamo quelle proposte di modifica che fanno, cioè invece di scrivere si impegna la Presidente ad attivarsi presso il Sindaco, scriviamo presso il Commissario e i competenti dipartimenti, va bene? Senza mettere in votazione, in discussione queste modifiche tecniche. D'accordo? Tutti d'accordo? Sì. Allora, passiamo alla votazione di quest'atto. Chi è favorevole? Allora, facciamo la controprova veloce. Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, 22 voti a favore, nessun contrario, nessun astenuto. La risoluzione è approvata. Passiamo all'altra risoluzione. Proposta di risoluzione, punto verde qualità, arco di travertino, richiesta completamento e contestuale riapertura del parco pubblico. Allora, Presidente della Commissione, prego. La ringrazio Presidente, grazie ancora per aver consentito quel coordinamento formale dei testi che è opportuno, insomma, per non elaborare proposte di risoluzione che non siano conformi. Allora, il testo di risoluzione che è all'attenzione del Consiglio è l'unificazione di due proposte di risoluzioni, una dei colleghi Coglia e Lozzi del Movimento 5 Stelle e l'altro del collega Benassi di Sinistra Ecologia e Libertà. E, come Presidente di Commissione ho ricevuto i due provvedimenti con il parere favorevole della Giunta e ho ritenuto, ovviamente concordamente alla Commissione, di lavorare per pervenire a un testo unificato delle due risoluzioni. Nella seduta del 19 ottobre, dopo un lungo lavoro, veramente lungo, durato qualche commissione, 2-3 mesi, siamo pervenuti, quindi la Commissione ha fatto proprie le integrazioni, quindi il lavoro che si era fatto di collazionamento dei testi, quindi integrazioni di uno rispetto all'altro, e siamo pervenuti alla stesura di un testo che ritengo sia organico e
ben chiarisca ciò che è successo rispetto a un argomento estremamente delicato, che è quello dei punti verdi qualità. Non è un caso che durante i lavori di commissione alcuni colleghi abbiano mosso le proprie perplessità sulla opportunità di ripresentare nel testo tutto ciò che era successo dal addirittura 1995 ad oggi. E io come Presidente ho colto quelle sollecitazioni, ho fatto una verifica con tutte le forze politiche e siamo poi pervenuti alla decisione di mantenere la cronistoria di ciò che era successo per questo intervento 9.1, quindi il punto verde qualità di Arco di Travertino, anche considerando che nel passato non risultano atti consigliari sull'argomento. Ripeto, un lavoro durato veramente qualche mese e anche prima dell'estate con l'audizione dell'architetto Cocchia che ci ha mostrato tutte quante le carte. La nostra preoccupazione in sintesi è quella di rendere esecutivo un progetto che da tanto tempo rimane incompiuto, ma soprattutto della mancata fruibilità da parte dei cittadini. Considerata la delicatezza della questione, ho avuto modo di avviare un'interlocuzione con l'ufficio extradipartimentale di Scopo, in particolare con la responsabile, con il RUP dell'ufficio, che peraltro avevo invitato in commissione ma non è stato possibile averla, che però ha avviato a sua volta un'interlocuzione con l'assessore alla legalità, l'assessore Sabella, che ha indirizzato allo scrivente, ma ovviamente in qualità di Presidente di Commissione, quindi alla Commissione, una nota con la quale rende noti gli esiti dei lavori dell'ufficio extradipartimentale di Scopo. In un verbale del 9 settembre 2015, quindi abbastanza recente, allorquando tutti gli attori chiamati in causa, quindi al di là dell'ufficio extradipartimentale di cui ho fatto cenno, il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, l'Avvocatura Capitolina, referenti del Segretariato Generale. Le possibili soluzioni che il tavolo tecnico ha posto in evidenza e ha esaminato erano due: intervenire presentando una richiesta di uso capione, perché nel corso dell'istruttoria è emerso che al concessionario è stata affidata un'area che non era stata espropriata, quindi non di proprietà di proprietà comunale. Quindi procedere con l'uso capione o procedere ai sensi dell'articolo 42 bis del DPR 327, ovvero avviare le procedure di esproprio, cosa che si è peraltro perfezionata, a dire insomma anche dai referenti dei cittadini che ci hanno sollecitato questo tipo di intervento, per poter rendere, quindi per sbloccare quella situazione che è diventata insopportabile per i cittadini, perché hanno visto chiudere e quindi non poter fruire delle aree verdi, l'area verde a ridosso della struttura, ma contestualmente lede anche i diritti del soggetto gestore, che giustamente vede, ma non vede riconosciute non vede riconosciuta la possibilità di completare l'opera per la quale ha concorso. Quindi l'atto raccoglie tutta la cronistoria e io veramente invito il Consiglio a valutare positivamente questo fatto, perché è un atto che ristabilisce chiarezza su un argomento, su una materia effettivamente farraginosa, perché partiamo dal 95 con tutta una serie di atti dell'amministrazione centrale che però non vanno a dama, nel senso che sappiamo tutti qual è la criticità. Su questo l'assessore Sabella è intervenuto personalmente, sia perché chiamato dai cittadini che hanno promosso credo un paio di assemblee pubbliche. Alla prima l'assessore è stato presente insieme al municipio e le sollecitazioni che sono pervenute quindi da tutti gli attori, quindi sia dall'organo di prossimità istituzionale ma anche dalle rappresentanze della società civile, hanno fatto sì che questo problema, quindi limitato al punto verde qualità di Arco di Travertino, venisse affrontato.
è uno step, quindi non conclusivo per ciò che attiene i lavori, ma importante per ciò che attiene la possibilità di pervenire al completamento dell'opera, sia nei confronti, l'ho detto prima, del gestore che è soggetto privato, vanta i suoi diritti, ma soprattutto per i cittadini che hanno necessità di fruire di uno spazio che adesso è inutilizzabile e addirittura è stato chiuso proprio perché quella farraginosità delle procedure non ha consentito al gestore di continuare a vigilare sull'area e quindi a metterla a disposizione della cittadinanza. Un atto particolare, come dicevo, l'iniziativa di consiglieri che hanno dimostrato grandissima sensibilità, altrettanta sensibilità a tutti quanti i consiglieri, e la commissione ha espresso il suo parere favorevole, così come la presidente Fantino nel lontano luglio 2015, quindi l'elaborazione è stata lunga, lo confermo, ma perché abbiamo dovuto recepire e avviare questa interlocuzione con l'ufficio extradipartimentale di scopo per i punti verdi qualità, cosa che confesso non è stata agevole. Grazie. Grazie consigliere Poli. Apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Ci sono richieste di intervento? Consigliere Benassi. Grazie Presidente, colleghi e colleghe. Dunque, il Presidente Poli ha già detto molto per quanto riguarda l'iter di questo atto. Io, dopo l'ultima assemblea che c'è stata con i cittadini, parliamo ormai dello scorso aprile, sì, subito dopo Pasqua, diciamo, ho cercato di approfondire un po' la questione di questo punto verde qualità. Sono emersi gli elementi che il Presidente Poli ricordava. Sono state presentate due risoluzioni che vanno nella stessa direzione, ma e che appunto sono state unificate durante l'iter. Sicuramente noi cerchiamo con questo atto di risolvere una situazione che aggrava sia da un punto di vista estetico, perché lì ormai sono diversi anni che c'è un cantiere che versa in uno stato di abbandono, sia da un punto di vista estetico che anche da un punto di vista della mobilità. Diverse sono state le segnalazioni da parte dei cittadini di quel quadrante riguardo comunque incidenti che sono avvenuti all'incrocio, perché si trova proprio all'incrocio tra via Genzano e via Rocca di Papa, il cantiere, e rappresenta al momento anche, io però Presidente non riesco a continuare se dietro sento un brusio che non finisce più. Consigliere Benassi, per cortesia, consigliere Benassi sta parlando, cerchiamo di stare un po' tranquilli, grazie, prego. Dicevo, una situazione che sta aggravando sia da un punto di vista estetico che da un punto di vista della mobilità e del traffico, il quadrante, e con cui oggi cerchiamo di sbloccare un po' la situazione. Situazione che cerca di essere sbloccata attraverso un primo passo, il primo passo che è appunto il decreto sanante per l'esproprio di queste aree, che al momento non risultano nella disponibilità del Comune di Roma, ma poi non so chi lo farà, se il prossimo consiglio, quando sarà il momento, c'è comunque una questione da affrontare, che è la questione per cui il concessionario ha deciso di chiudere nel febbraio del 2014, se non vado erro, la parte pubblica, il verde pubblico, perché il concessionario denunciava come non fosse stata ancora eseguita la perizia di variante sulla variante di progetto che lo stesso concessionario aveva presentato durante il corso d'opera. Io, siccome al momento le notizie che abbiamo come commissione sono quelle che questa perizia sia stata accettata dal Dipartimento invece rifiutata dagli uffici tecnici del municipio, mi auguro che comunque ci sia anche poi il tempo di approfondire questa ulteriore questione, che non di poco conto riguardo la realizzazione di questo punto verde qualità. Grazie. Grazie consigliere Benassi. Altri interventi? Consigliere Rozzi.
La proposta di risoluzione che noi avevamo presentato in merito all'argomento, che poi è andata a confluire insieme a quella presentata dal consigliere Benassi, chiedeva proprio questo, chiedeva di garantire l'apertura almeno dell'area pubblica in attesa che si perfezionasse il percorso. Il problema è che poi è emerso che a quanto pare di pubblico in quel punto verde qualità c'è poco e nulla, perché gli espropri non sono stati ancora fatti, ed è per questo che poi come commissione abbiamo deciso di andare nella direzione di chiedere il più rapido perfezionamento dell'iter che potesse portare alla conclusione dell'opera, per poi avere la garanzia sia della riapertura ma anche del mantenimento degli spazi già previsti a verde pubblico nel progetto originario, quindi che comunque qualsiasi variante venga poi richiesta non vada ad intaccare l'area che doveva interessare comunque la parte pubblica del progetto. Speriamo che questi espropri vadano a buon fine e che quel cantiere non rimanga lì ancora per anni. Grazie. Grazie consigliera Lozzi. Altri interventi? Consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Allora, arco di insomma, vicino all'arco di Travertino c'è anche questa struttura che sembra in parallelo subire le stesse problematiche, no? Amministrative e di tempo. Per cui mi sembra quella parte di territorio mi sembra un po' sfortunata da questo punto di vista, perché sono due situazioni che poi sono rimaste appese. Però il fatto che il punto verde qualità sia rimasto appeso deriva, da come tutti sappiamo, da un percorso anche amministrativo, una verifica, un controllo da parte della magistratura che ha smantellato tutto quello che riguardava i punti verdi qualità e addirittura anche i punti verdi ristoro. Questo municipio nei tempi aveva comunque identificato delle aree sia per quanto riguarda i punti verdi qualità e sia per quanto riguarda i punti verdi ristoro. Bandi effettuati, chi prima e chi dopo, convincitori, e oggi ci troviamo a vedere annullato tutto un percorso e quindi arco diciamo il la struttura che adesso mi sfugge la via, com'è? Consigliere Giuliano. Sì, via Rocca di Papa, bravo. Consigliere Giuliano. Via Rocca di Papa, non capisco via. Che è tardi, però. Come arriva via? Succede. È arrivato a una certa ora, ho Giuliano. La caramella, ma prego. Vitaminica, ma non. Via Rocca di Papa, sì, via Rocca di Papa. Quindi questa situazione rimane, è figlia di questa procedura della magistratura che ha bloccato tutto. Ora era l'unica procedura che era partita, perché gli altri punti verdi qualità da noi non sono mai neanche stati progettati, e quindi questo lascia ancora più l'amaro in bocca, perché una situazione che è a metà, incompleta, che grida vendetta sia per la struttura che deve essere data al territorio e sia ovviamente per la parte pubblica, quella verde, che deve essere appunto deve essere fruita dalla cittadinanza. Questo lo dico perché poi sembra talmente così paradossale che situazioni di questo tipo possano esistere. Io per cose personali mi rendo conto che nell'amministrazione, soprattutto nei dipartimenti, questo accade tutti i giorni. L'ho detto l'altra volta, che per firmare una determina ci vogliono 6 mesi. Per uscire fuori da questo impasse, i punti verdi ci vorranno anni. E quando il Presidente Poli dice che ha avuto difficoltà nell'avere contatti, è talmente vero che l'ufficio di scopo è stato fatto 4 volte da quando insomma poi è uscito fuori la problematica. Questo non perché l'amministrazione è lenta, ma perché l'amministrazione non voleva intervenire in questo senso, quindi lasciare
il problema aperto a 360 gradi, perché un'amministrazione seria avrebbe affrontato in poco tempo e messo in piedi una struttura dedicata esclusivamente a questo tipo di settore, perché erano diverse decine di impianti su Roma proprio per dare un tipo di risultato. Ora, io l'ho detto in commissione, non vorrei entrare nelle procedure e nei meriti del Dipartimento, cioè noi dobbiamo, e quindi penso che poi il documento finale questo lo raccolga, dobbiamo parlare dell'area verde, dell'area pubblica, cioè il gestore che ha vinto aveva preso degli accordi precisi con l'amministrazione dicendo che avrebbe comunque mantenuto l'area verde prima della realizzazione della parte finale del progetto che lui doveva comunque portare avanti. Quindi si era preso questo impegno. È normale che poi cambiano i RUP, 8 RUP, ufficio di scopo, dirigente, arrestati, si è bloccato tutto, quello ha detto, beh, io non faccio il buon samaritano, un anno, 2, 3, 4, 5, io fermo e non tengo più pulito, non manutengo più l'area verde. Questo mi è sembrata una cosa normale, anche perché era l'unico sistema che aveva il gestore per mettere in evidenza la problematica del caso. Poi dalle nostre ovviamente ricerche si evince che l'area non è neanche del Comune di Roma. Questo è secondo me il problema più grande, cioè il Comune di Roma ha fatto un bando per aree di sue proprietà, quindi dove poter allocare tramite garanzie delle strutture sportive, e quell'area non era nella sua disponibilità, cosa gravissima, perché solo così si può fare un bando, cioè tu puoi dare l'autorizzazione a, quando tu fai un piano di zona urbanistico, fai edilizia agevolata sulle aree che sono di tua proprietà, quindi dai il diritto di superficie. Qui era un po' lo stesso discorso, io ho delle aree libere che non riesco a mantenere, ok, dovrei metterci dei soldi, faccio un bando dove il privato entra, mi deve comunque gestire, mi deve dare dei risultati, mi manutiene, io risparmio e do servizi. Quindi non era male il concetto, e il problema è che nella nostra città non c'è più chi controlla. Non è che sono sbagliate le idee, non è che sono sbagliati i progetti, è che non c'è chi controlla. E quindi qualcuno ha fatto il proprio comodo, poi uno, due, tre che hanno fatto i propri comodi ci hanno rimesso tutti, e anche ci ha rimesso questo povero gestore di via Rocca Priora, di Papa, vabbè, Rocca Priora, c'è pure via Rocca Priora lì che c'è, vabbè, mo mi è stata a fare, sempre Rocca, quindi io non vorrei entrare nel merito, poi voterò l'atto perché l'abbiamo discusso ampiamente in commissione, ma è un problema che deve risolvere il Dipartimento come l'ha creato. Cioè noi dobbiamo entrare nel merito solo del fatto di incidere e dire all'amministrazione, e purtroppo neanche glielo possiamo dire perché l'area è della provincia, che se aspettiamo anche l'esproprio, cosa di non poco conto, ci sono i soldi dedicati per le procedure d'esproprio? Perché se l'amministrazione, gli uffici non hanno i soldi nel conto, quindi nel capitolo, la procedura di esproprio non si farà mai. Non è come una volta ai tempi dei Vertroni che si diceva facevano l'esproprio, mettevano 10 euro e il resto poi si faceva. Oggi quanto costa lì? 50.000 euro, ce ne sta 50.000 euro, se no non si fa. Questo io non so se l'Aula e i consiglieri sono a conoscenza di questo, ma anche perché non, forse non ce l'hanno neanche detto, non ce lo diranno, però serve a capire che noi dobbiamo dare solo il nostro contributo per poter far aprire quell'area prima possibile. Per il resto io non entrerei nel merito, visto che è una storia lunga, è una storia complicata, è una storia sporca, ok? Noi dobbiamo solo stare accanto al fatto che se fanno i parcheggi, ne fanno, se chiudono, se gli pagano il SAL, non pagano il SAL, c'è un ufficio di scopo che dovrebbe lavorare. Noi dobbiamo dire l'area verde la manuteneva il gestore, non può più farlo, bene, lo prende l'amministrazione e lo gestisce, lo apre e lo manutiene nel frattempo, se è vicino al problema del territorio e quindi di quell'area
e poterla fare usufruire alla gente, se no tutte le chiacchiere stanno a zero, perché le procedure le conosciamo, durano anni e quindi noi non usciremmo fuori. Dobbiamo dire: comune, te la prendi in gestione, togli il gestore dall'impasse, perché comunque già sta sotto botta economicamente parlando e quindi peserà anche mantenere l'aria verde, lo fai tu in attesa che sciogli tutti i dubbi e sistemi la pratica. Questo è quello che serve fare. Allora lì possiamo dire con molta gioia e molta contentezza di aver dato un contributo per il nostro municipio, se no per il resto siamo sempre dipendenti da un dipartimento che ha fatto il bello e il cattivo tempo. Grazie. Altri interventi? Non ci sono, passiamo alla dichiarazione. No, scusi, di voto. Presidente, avevo... mi ero prenotato. Prego. E ho sentito con attenzione l'intervento del consigliere Giuliano, che trovo nella sua ricostruzione dei punti verdi qualità esatta. Chiede però un qualcosa di diverso rispetto alla risoluzione. È normale che, perché la risoluzione dice altro nel testo, nel dispositivo dove c'è scritto risolve. Quindi lì non lo seguo più, ho difficoltà a seguire poi le intenzioni del consigliere Giuliano. Io dico solamente questo: come amministrazione dobbiamo chiedere, per quanto di nostra competenza e di quanto... per quanto noi possiamo poi avere la forza, sia l'apertura, se ci riusciamo, in futuro della parte pubblica dell'area, perché io ricordo che quell'area fu tutta risistemata grazie al lavoro tra il Consiglio del Municipio Roma 9 e la Provincia di Roma, perché quelli erano i soldi di della vecchia giunta Moffa, che diede un pacchetto di soldi a ogni municipio per fare delle opere di arredo urbano e quant'altro, e il nono municipio fece, se non sbaglio, 5-6 opere con i soldi dell'allora provincia. Quindi quelli e una di queste opere fu proprio il completamento dell'area di via Rocca di Papa. E diciamo che dobbiamo chiedere questo, sperare che si arrivi al termine dell'iter, cioè quello che noi chiediamo nel risolve, a riappropriarci dell'area noi e i cittadini, ma anche vedere e porre l'attenzione anche a il proprietario, tra virgolette, dell'opera, il quale sta soffrendo economicamente un errore della pubblica amministrazione, e mi dispiace constatare che la pubblica amministrazione commette spesso e sovente errori che danneggiano poi i cittadini singoli, in questo caso un privato che di sua tasca ha investito per comunque riqualificare un'area, perché i punti verdi qualità sono nati per riqualificare aree della zona di Roma che il Comune di Roma forse non era in grado economicamente di poter mettere a regime con progetti qualificanti, che non sono solo faccio la recinzione, metto due panchine, due altalene e quant'altro, ma di dare un altro tipo di prospettiva alla città di Roma. E faccio presente, se non sbaglio, posso anche sbagliarmi, ma non penso, per esempio lo Stardust Village è nato in quel contesto, e dove è un punto verde qualità che si è trasformato anche in un cinema e quant'altro, e diciamo dà la possibilità alla città di Roma di andare a vedere film, di poter passeggiare e avere della ristorazione e quant'altro. Quindi questo è fu lo scopo dei punti verdi qualità. Oggi dobbiamo chiedere quanto il risolve dispone anche per tutelare il privato cittadino che ha investito economicamente. Quindi
questo è quello che noi dobbiamo fare. Grazie. Grazie consigliere Belisario. Altri interventi? No. Passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? No. Passiamo alla votazione. Ci siamo? Allora, chi è favorevole? Facciamo la controprova. Chi è contrario? Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Allora, 20 voti a favore, nessun contrario, nessuno astenuto, quindi la risoluzione è approvata.